i nostri test sul trasferimento di materia presso il nuovo sito sono stati in gran parte fallimentari, il malfunzionamento del teletrasporto ha comunque fornito alcuni dati interessanti. È innegabile che le cavi abbiano lasciato il loro luogo di origine. Ciò che non sappiamo è che fine abbiano fatto. Richthofen insiste nell'affermare che non sono stati trasportati attraverso lo spazio, bensì attraverso il tempo. In assenza di prove empiriche, per quel che mi riguarda, non posso prendere in considerazione una tale follia. Temo che la crescente irrazionalità di Richthofen possa rappresentare presto un ostacolo ai nostri sforzi. Se mi stessi rivolgendo ai miei antenati, invece parlo con un riflesso di me stesso. La mia immagine è specchiata in un altro luogo, un altro tempo. I nostri alleati sono pieni di fiducia e coraggio, mentre io sono turbato. Un uomo nell'ombra funesta i miei sogni. Temo che questa visione presagisca la nostra distruzione. Sempre in fermento, ma adesso
è un cimitero. Il gruppo 935 non esiste più. Quel che resta del suo lavoro è finito chissà dove. Echi e ombre sono tutto ciò che rimane. Le cavie non devono assolutamente risvegliarsi. Il caos scatenato da quei sempliciotti potrebbe avere ripercussioni catastrofiche sul futuro. Tienilo a mente. Ricorda Edward. Gli sfregi lasciati dalle passate azioni di Samantha consentono alle nostre parole di attraversare la fenditura. Segui le mie parole. Ti troverò. Appena terrai il segnale, ti trarrò in salvo e distruggerò il sito. Mi raccomando, Edward, la responsabilità è solo tua. Gli altri non devono sapere.